Quella che raccontiamo questa sera è una storia di gangster. Una strana storia di banditi spietati e sfortunati, geniali, sognatori e anche un po' pasticcioni, ma anche sanguinari e violenti. Per come è andata questa storia di banditi, sembra davvero un film di gangster. Un film come Rapina a mano armata di Stanley Kubrick, oppure come Le Iene di Quentin Tarantino. Anche se a volte, per gli errori e le ingenuità commessi dai nostri banditi, sembra più I Soliti Ignoti di Mario Monicelli, con Mastroianni, Gassman e Totò. Allora, cerchiamo di raccontarla come un film questa storia. E come un film, partiamo con un prologo. Siamo a Santa Petronilla, frazione di Bussoleno Val di Susa, in provincia di Torino. È sabato 13 luglio 1996 e sono quasi le 2 del pomeriggio. Un uomo sta passeggiando in un boschetto abbandonato quando tra gli arbusti nota qualcosa di strano. Allora chiama I carabinieri, che si addentrano con una volante nella boscaglia, scendono dall'auto e si avvicinano al luogo indicato. E vedono che sì, c'è proprio qualcosa di strano. Stop. Nel nostro film la scena si interrompe qui. Facciamo un passo indietro, un flashback. Facciamo un passo indietro nel tempo di almeno un mese. 27 giugno 1996, alle poste centrali di Torino. Quella mattina, gli impiegati che aprono I sacchi della posta per controllare che ci siano dentro I valori dichiarati, hanno aperto I sacchi ritirati la sera prima, il 26 giugno, e non sanno se devono mettersi a ridere per uno scherzo oppure no, perché c'è qualcosa che non torna. Chiamano l'ispettore, che sale all'ufficio cassa e capisce subito che non c'è proprio niente da ridere. Nei 10 sacchi che sono stati ritirati il giorno prima dal furgone blindato, che fa il giro delle varie agenzie postali, al posto dei soldi che dovrebbero esserci ci sono mazzette false. Mazzette fatte con pagine di giornali, libri e fumetti di Topolino. Non è uno scherzo quello, è un furto. E grosso anche. Sì, perché dai sacchi postali sono spariti quasi 2 miliardi. Però è uno strano furto quello, molto strano. Perché nel suo giro il furgone, dalle agenzie postali, ha ritirato 10 pacchi. E invece, quando la polizia postale e la squadra mobile fanno irruzione nell'ufficio cassa, ne trovano 12. Ci sono 2 pacchi in più, 2 sacchetti regolarmente chiusi e sigillati con la ceralacca delle poste, a differenza degli altri che appaiono contraffatti. E a differenza degli altri, qui ci sono soldi veri, un mucchio di soldi, circa 570 milioni, più di mezzo miliardo. Chi sono questi strani ladri che prima rubano 2 miliardi, sostituendoli con I ritagli di Topolino, e poi invece ci lasciano addirittura dei soldi in più? Ecco, chi sono questi strani ladri? Anche qui c'è qualcosa di strano. Perché in un furto come questo, chi ruba e poi vuole farla franca, di solito cerca di nascondere il più a lungo possibile la propria identità. Qui invece no. Qui sembra quasi che il ladro abbia voluto lasciarci la firma. Ce lo raccontano il commissario capo della squadra mobile di Torino, il dottor Molino, e l'ispettore della polizia postale, Mazzilli, intervistati da Lorenzo Viganò. Come date il via alle indagini? Innanzitutto I responsabili delle poste addetti all'apertura dei pacchi ci avvisano immediatamente dopo l'apertura del primo sacco. Portiamo tutti gli altri sacchi in ufficio e analizzando il contenuto notiamo che all'interno di questi vi era lo statino paga di Guerzoni Giuliano, che era l'autista del furgone che aveva effettuato il trasporto dei sacchi dalle varie succursali delle poste di Torino fino alla sede centrale di Via Nizza. Ma l'abbiamo interpretato subito come una dimenticanza, perché poi anche con il senno del poi, con tutta l'attività di indagine che è conseguita, abbiamo scoperto un attimino come era effettivamente la personalità del Guerzoni, che appunto era una persona che leggeva molti libri, una persona che si dilettava a leggere poesie, a comporre addirittura poesie, quindi niente di più facile che nei periodi in cui era magari a disposizione di eventuali giri ulteriori che avrebbe dovuto fare, avrà preso lo stipendio, avrà preso lo statino paga e l'avrà usato poi come segnalibro. Ecco, fermiamoci ancora un momento e facciamo come nei film di Tarantino. Interrompiamo la scena e apriamo il primo sipario sul primo personaggio. Il primo uomo, Giuliano Guerzoni, l'autista. Giuliano ha 37 anni e lavora come autista alle poste di Torino. Operatore di trasporti si chiama il suo lavoro in gergo burocratico ed è un lavoro che gli assicura uno stipendio modesto ma dignitoso da impiegato ordinario. Però burocratico, modesto e ordinario sono parole che a Giuliano non piacciono.
sono parole che gli vanno strette, perché Giuliano, l'autista, ha due grandi passioni nella vita. La prima sono i soldi, ma non per possederli, non per tenerseli, per spenderli, perché a Giuliano piace la bella vita, piacciono le donne, piace divertirsi e lo dice a tutti da sempre: se avessi più soldi vivrei meglio. Se avesse più soldi, Giuliano volerebbe in Costa Rica vivere di rendita. Ce lo racconta il sostituto procuratore Antonio Malagnino, intervistato per noi da Alessandro Riva. Dottor Malagnino, dalle indagini che avete svolto e dal dibattimento, si può fare un ritratto del personaggio del Guerzoni? Sì, il ritratto si può fare benissimo, perché il Guerzoni era un personaggio, così come è emerso proprio anche nel corso delle indagini e del dibattimento, era un personaggio che amava certamente la vita bella, che il lavoro, al quale il lavoro che svolgeva stava stretto, sognava quindi di avere molto denaro e gli piacevano le belle donne, tanto è vero che già in passato aveva pensato di fare un colpo del genere, aveva fatto una proposta a un collega che però non l'aveva accettata. E poi c'è proprio la figura del personaggio ben voluto dai colleghi e che cerca proprio il momento di evadere e di, appunto, di raccogliere il frutto di questa sua volontà di vivere bene, in sostanza. Ecco, Giuliano è il nostro primo uomo, il protagonista della nostra storia di gangster. E allora proviamo ad immaginarcelo, proprio come in un film. Se io dovessi immaginarmelo, Giuliano, forse me lo immaginerei così, in questo modo. Non bello ma piacevole, sempre elegante, anche al di sopra delle sue possibilità. Ma un'eleganza un po' d'altri tempi, un po' di provincia, sempre con questo foulard al collo. E poi simpatico, molto di compagnia. Uno che paga sempre lui anche se poi i soldi non ce li ha. Uno che ama tirare tardi la sera con gli amici al bar. Oppure nelle ballere di provincia, dove conosce le sue donne, perché a Giuliano le donne piacciono, ha due fidanzate contemporaneamente. E lui, così elegante, così piacevole, così divertente, alle donne piace. Un bel tipo, Giuliano. Ecco, i soldi sono la sua prima passione. La seconda è un colpo alle poste. Un furto. Tutti quei soldi. Tutti quei soldi nel furgone che si porta in giro tutte le settimane e che sembra che aspettino soltanto lui, che ci metta le mani sopra per poter fare finalmente quello che gli piace. Ci pensa da sempre Giuliano a questa cosa del colpo alle poste. Però un furto, non una rapina, perché Giuliano non è un violento e non vuole far male a nessuno. Ecco, allora Giuliano aspetta. Aspetta il momento giusto e il momento giusto arriva. Ce lo racconta Fabiola Silvestri, commissario della Polizia Postale. Era il giorno della scadenza dell'ICI, anche se comunque non era l'ultimo giorno, in quanto credo che l'ultimo giorno coincida, penso, con la fine del mese. Tutto sommato il 26 giugno rappresentava però l'ultima possibilità per gli autori del reato di poter stare insieme, perché avevano il turno insieme, possibilità che sarebbe stata scartata nei giorni successivi. Quindi era l'ultimo termine per loro per poter tentare il colpo. Comunque. Aspetta l'occasione giusta e l'occasione giusta arriva. Da metà marzo una circolare impone che i sacchi ritirati non vengano aperti e controllati la sera stessa, ma la mattina dopo, dando così 12 ore di vantaggio ad un eventuale ladro. Il momento giusto, l'occasione giusta. Giuliano aspetta anche l'idea giusta e l'idea giusta arriva. L'idea per un colpo geniale, architettato con cura. Uno di quei colpi su cui lasciare la firma. Sì, perché quella busta paga, lasciata in mezzo ai soldi, suona quasi come una presa in giro. Teneteveli pure i vostri soldi, sembra dire Giuliano. Io mi sono pagato da solo. La firma, insomma, come Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo. E io me lo immagino, Giuliano, mentre il giorno del furto, quel mercoledì 26 giugno, prima di andare a lavorare fa quello che ha fatto davvero, proprio come il personaggio di un film. Un'occhiata a quei dépliant sul Sud America che lo affascina da sempre, e poi prende la sveglia, quella sveglia che lo richiama tutti i giorni ad una vita burocratica, dignitosa e modesta, e con un coltello la inchioda al muro, come per dire: basta, hai finito di suonare per me, io me ne vado. Le prime indagini della squadra mobile attestano immediatamente due fatti. Primo, il furto è avvenuto durante il tragitto, sul furgone. Secondo, Giuliano aveva un complice. Il colpo è avvenuto sul furgone. Il furgone è un furgone blindato che parte da via Tazzoli,
dove si trova il deposito delle poste, e va in altri 10 uffici postali a ritirare gli speciali, cioè quei sacchi chiusi da un filo e un piombino punzonato che contengono assegni, valori bollati e soprattutto soldi. Nel furgone, al volante, c'è soltanto lui, Giuliano, che poco dopo essere partito si ferma ad un incrocio, dove l'aspetta un uomo che sale rapidamente. Un attimo solo, e quell'uomo sconosciuto sparisce nel nulla, nascosto nell'oscurità rovente di quelle pareti blindate, invisibili all'esterno. Il furgone prosegue come se non fosse successo niente, in perfetto orario, e arriva in via Nizza, all'ufficio cassa, pronto a cominciare come sempre il suo giro di raccolta. Qui, in via Nizza, come da regolamento fa salire un altro impiegato delle poste. E poi si fa seguire da una scorta della polizia postale, che quel giorno è addirittura doppia, perché poco tempo prima c'era stata un'altra rapina. L'impiegato che è salito sul furgone è uno scambista, cioè quella persona che ad ogni sosta scende dal furgone, va nell'ufficio postale a ritirare i sacchi con i soldi, li porta al furgone, li carica e poi sale, in attesa di scendere di nuovo ad una nuova sosta. Ecco, attenzione, il furgone dentro è diviso in due parti. Il piano di carico è una cassaforte che sta sul fondo e che di solito non si usa. È lì, in quella cassaforte, che si nasconde il complice, che quando lo scambista scende a prendere i sacchi, esce, si porta nella cassaforte quelli già caricati, li apre, sostituisce i pacchi di soldi con le mazzette di Topolino, richiude i sacchi con filo, piombo e punzonatrice già rubati in precedenza e poi li mette fuori, pronto a rifare l'operazione alla prossima sosta. Fino all'ultima tappa, via Arsenale, dove i soldi vengono scaricati tutti assieme e consegnati alla cassa dallo scambista. Il complice resta nella cassaforte con i soldi buoni, pronto a scendere alla prima occasione, quando Giuliano riporterà il furgone al deposito, senza più scorta. Semplice, perfetto, geniale. E chi è il nostro complice? Giuliano ha un amico da sempre. Una persona a cui ha fatto anche da testimonio durante le nozze. È anche lui un ex dipendente delle poste, sempre con problemi di soldi. La donna con cui sta, dopo che ha divorziato dalla moglie, in quei giorni, telefona alla polizia per segnalare la sua scomparsa, attirando su di lui i sospetti. Sì, perché quando la mobile fa irruzione nell'appartamento di quest'uomo, scopre che non è scomparso, è scappato, anche lui come Giuliano. Il nostro uomo, il complice, si chiama Enrico Ughini. È una persona più riservata, con dei problemi economici, che non era in buoni rapporti con i familiari. Quindi emerge la figura di un personaggio, non dico opposto, ma quasi complementare per quello che riguarda la riservatezza dell'Ughini rispetto al Guerzoni. Enrico è il nostro secondo uomo, il complice. E come ce lo immaginiamo Enrico? Anche a lui piace divertirsi, anche a lui piacciono le donne, anche a lui piace vestire elegantemente. E anche lui frequenta le balere, perché è proprio nelle balere che ha incontrato la donna con cui sta adesso, invitandola a ballare. Ma Enrico è diverso da Giuliano, è più malinconico, più serio. Tutti quei problemi di soldi, gli alimenti da passare alla moglie, i mobili pignorati, la pensione che non arriva, tutti quei problemi. E poi c'è anche quel rapporto con quella donna, quella storia un po' tormentata. Quando litigano, tutte le volte, Enrico prende il diario e ci scrive che è finita. Ci scrive: è stato intenso, è stato un rapporto breve ma intenso. Poi però tornano assieme, però Enrico rimane sempre un po' distante, un po' distaccato. A differenza di Giuliano, che ha raccontato alla moglie del furto, Enrico alla sua donna non ha detto niente. Le ha detto solo che quel 26 giugno andrà a fare qualche operazione finanziaria in banca. Non le ha detto che proprio quel giorno farà quel colpo che cambierà le loro vite in un momento. Ecco allora, Giuliano alla guida ed Enrico come complice, dentro il furgone, nella cassaforte.
Però c'è qualcos'altro. C'è qualcosa che non torna. Ci sono quei due sacchetti in più, ricordate? Quel mezzo miliardo che sembrava un regalo dei ladri alle Poste. Ecco, non è un regalo quel mezzo miliardo. È un errore. Cosa era accaduto esattamente? Come mai questi due pacchi in più? Praticamente questi due pacchi in più sono i due pacchi che erano contenuti all'interno del decimo sacco ritirato dall'ultimo ufficio postale del giro. Praticamente, come negli altri casi, loro hanno aperto il sacco, hanno tolto via gli ulteriori due involucri che erano contenuti all'interno dello stesso, hanno sostituito il contenuto del decimo sacco mettendo anche lì delle parti di fumetti ritagliate d'arte e si sono dimenticati di impossessarsi di questi ulteriori due sacchi, di queste ulteriori due assicurate. Tra l'altro una conteneva parecchi soldini e, avendole dimenticate sul furgone, poi l'ultimo tratto è breve, sono arrivati subito sul posto dove dovevano consegnarli. In realtà quel decimo sacco non doveva neanche essere aperto. Sì, perché dopo l'ultima sosta lo scambista non scende più dal furgone e quel decimo sacco non poteva essere aperto in sua presenza senza che lui se ne accorgesse. Quindi deve essere d'accordo anche lui, deve essere un complice anche lui. Un errore, e anche banale. Ma questi sono ladri di provincia, sono gangster di provincia, che più che all'Harvey Keitel delle Iene assomigliano al Totò dei soliti ignoti di Monicelli. Questi sono banditi che si sbagliano. Ecco, il complice, il terzo uomo, lo scambista, è Domenico Cante. Domenico Cante, lo scambista, è il nostro terzo uomo. Domenico è diverso dagli altri due. A Domenico non piace spendere i soldi. A Domenico piace averli, tenerseli. Domenico ha due lavori. Uno alle Poste, come scambista, e un altro come titolare di una piccola impresa che fa impianti elettrici. Una piccola impresa che gli ha fruttato un capitale in banca di quasi 600 milioni. Non ha bisogno di soldi, Domenico. Ne vuole di più, sempre di più. E per averli è disposto a fare qualunque cosa. Qualunque cosa, ricordiamocelo. Quella sera, però, quando consegna i sacchi, Domenico si trova nei guai. Perché lui credeva di consegnare 9 sacchi, 9 sacchi fasulli aperti e richiusi, più un sacco originale integro. Totale 10 sacchi, come segnato nella bolla di accompagnamento. E invece, quando arriva alla cassa, se ne trova 12. Domenico non sa bene cosa fare. Pasticcia, inventa qualcosa. Dice che ha smarrito la bolla d'accompagnamento di quei 2 sacchi in più e chiede di poter telefonare all'ufficio che gliele ha dati. Ma naturalmente è tardi, l'ufficio è chiuso e lui lo sa. Così rimanda fino a domani. Domani, un altro giorno. Domani vedremo che cosa potrebbe succedere. Quella sera, la sera del 26 giugno, è una sera d'euforia. Il colpo è riuscito e proprio come i gangster di un film, i nostri uomini d'oro si ritrovano attorno ad un tavolo, nel camper di Domenico, parcheggiato a Santa Petronilla, frazione di Bussoleno Val di Susa, a festeggiare e a fare il punto della situazione. Niente whisky, come le Iene di Tarantino, ma un piatto di fagioli. Però c'è il bottino. Certo si aspettavano di più, ma il sistema escogitato da Giuliano per calcolare quanti soldi c'erano nei sacchi, in fondo, non era un gran sistema. Ha usato un bilancino per pesare i pacchi coi soldi e ha calcolato in media che ad ogni chilo pesato corrispondessero 100 milioni. 2 chili, 200 milioni. 3 chili, 300 milioni e così via. Qui, più che i soliti ignoti, il nostro film sembra Totò, Peppino e la mala femmina, con Totò che pesa le mazzette dei soldi sul palmo della mano e si accorge che mancano le 1000 lire. Non è un gran sistema quello usato da Giuliano. Non ha calcolato che nelle mazzette ci fossero degli assegni, per esempio, e che le banconote potessero avere tagli diversi. Risultato? Si aspettano un bottino di più di 3 miliardi e invece si ritrovano per le mani 1 miliardo e 800 milioni. Certo, non è male, è comunque un gran colpo. È un colpo che può cambiare la loro vita. In quel momento, mentre stanno contando i soldi, la porta del camper si apre ed entra il quarto uomo, il barista, Ivan Cella. Indubbiamente Ivan è un duro. E tra tutti questi gangster alla buona, lui è quello che più assomiglia ai gangster dei film. Ivan gira armato, ha in tasca una calibro 38. Ivan ha sempre problemi di soldi, che chiede al suo amico Domenico, a cui è legato da una lunghissima amicizia. Ivan gestisce una pizzeria che è sempre sul lastrico e nella quale fa lavorare degli extracomunitari, forse clandestini, soprattutto albanesi. Ivan vanta collegamenti e conoscenze con la criminalità organizzata albanese e slava ed è per questo che Giuliano ha chiesto a Domenico di metterli in contatto con loro. Deve fornirgli passaporti falsi con cui espatriare. Ivan ci pensa su, dice vedo cosa si può fare e poi accetta. Chiede 150 milioni, 75 subito e gli altri 75 allora arrivo in Costa Rica. Anche Giuliano ci pensa su e poi accetta, affare fatto.
Il 26 notte, Ivan arriva al camper di Domenico e sbatte sul tavolo i passaporti in cambio dei primi 75 milioni. L'autista, il complice, lo scambista e il barista. Quattro uomini per un colpo miliardario. Però ce ne sono altri due, c'è il quinto e il sesto uomo. Ora lasciamo gli altri nel camper a parlare di soldi e di documenti falsi e chiediamoci chi sono questi due uomini. Pasquale Leccese, ex dipendente delle poste, e Giorgio Rimburgo, ex rivenditore di moto, tutte e due sempre a corto di soldi. Pasquale e Giorgio hanno un compito ben preciso, secondo i piani di Giuliano. Devono trovarsi al casello autostradale di Felizzano, in provincia di Alessandria. Devono aspettare una Peugeot con due uomini a bordo. Questi due uomini gli consegneranno qualcosa. Giorgio e Pasquale si appostano al casello. Pasquale in autostrada, pronto a segnalare la macchina in arrivo, e Giorgio fuori, in attesa. Giorgio ha una gran paura e vuole che Pasquale resti in contatto con lui attraverso il telefonino. Ma deve essere Pasquale a chiamarlo, perché lui non ha pagato la bolletta e non può fare telefonate in uscita. Pasquale chiama 6 volte in un quarto d'ora, ma non è mai la macchina giusta quella che esce al casello. Alla fine eccola, la Peugeot. Giorgio chiede a Pasquale di restare in linea e appoggia il telefonino sul sedile accanto, casomai succedesse qualcosa e si mettesse ad urlare. I due uomini nella Peugeot dicono la parola d'ordine. Va bene per Alessandria? Giorgio risponde che va bene. E allora uno dei due fa retromarcia. Parcheggia dietro la macchina di Giorgio, apre la portiera e gli fa vedere un sacco di plastica nera. Giorgio controlla che ci siano i soldi, lo prende, torna nella sua macchina e avverte Pasquale. Sono intero, gli dice. Così Pasquale arriva e se ne vanno insieme. Chi erano quei due uomini? Non si sa, amici di Giuliano. Che faccia avevano? Non si sa. Giorgio aveva troppa paura per guardarli in faccia e non si ricorda come erano fatti. Sono il 7° e l'8° uomo e nella nostra storia scompaiono qui, non ci interessano più. Giorgio e Pasquale invece devono fare ancora qualcosa, sempre secondo i piani di Giuliano. Dai 180 milioni contenuti nel pacco, Pasquale prende una 30ina di milioni, ne tiene 10 per sé e mette gli altri in un paio di buste da portare alle due fidanzate di Giuliano. Perché Giuliano, non dimentichiamolo, è sempre un signore, anche dopo un furto ad un furgone delle poste. Giorgio, invece, si tiene 150 milioni. Eh sì, perché Giorgio ha un compito molto importante. Volare in Costa Rica e preparare l'espatrio di Giuliano e di Enrico. Giorgio, infatti, è uno che si vanta di entrare e uscire dal Costa Rica come e quando vuole. Però non è vero. Lui in Costa Rica c'è stato soltanto 3 volte. La prima nel 92, per una settimana, ma in vacanza. La seconda nel 95. Ha venduto tutte le moto della sua rivendita ad un gruppo di francesi, un gruppo equivoco, forse legato alla malavita. Si è preso un acconto e poi è partito per il Costa Rica, con la promessa che gli avrebbero saldato il resto in una banca di laggiù. Dal Costa Rica, però, Giorgio è dovuto tornare per 2 motivi. Primo, le moto non erano sue ma solo in conto vendita. Secondo, i francesi non gli hanno mai mandato i soldi. La terza volta, Giorgio va in Costa Rica nel maggio del 96. Sì, perché sembra un periodo molto favorevole per il colpo di Giuliano. Giorgio parte, va a preparare le acque, però poi Giuliano decide che il colpo non si fa, perché ci sono pochi soldi nelle casse del furgone. E allora manda a Giorgio, quello aspetta in Costa Rica, un fax. Un fax con una frase in codice. La festa è rinviata per mancanza di invitati. Però si dimentica di mettere la casella postale di Giorgio. Così il fax si perde per le poste del Costa Rica e Giorgio rimane laggiù finché non ha finito i soldi e finché non torna in Italia, molto arrabbiato. Questa volta però le cose sono andate bene, il colpo è riuscito e i soldi ci sono. Così Giorgio prende un piccolo acconto, prende una manciata di milioni e parte, va in Costa Rica e laggiù aspetta. Per quanto ne sa lui, laggiù, Giuliano ed Enrico dovrebbero essere già partiti. Sì, perché mentre la squadra mobile fa irruzione nella casa, nell'appartamento di Giuliano, e scopre che sono spariti tutti i vestiti da estate e c'è anche quella sveglia piantata nel muro, Giuliano ed Enrico sono già in volo attraverso alcune tappe fatte per confondere le acque. Varsavia, Francoforte, cambio di passaporti e via. In Costa Rica, sole, mare, donne e caipirinha da bersi sulla spiaggia, tutto a posto. E invece no, perché in Costa Rica Giorgio arriva e aspetta. Aspetta e non si vede nessuno. Aspetta 2 settimane ma non arriva nessuno. Allora pensa che forse Giuliano ed Enrico hanno cambiato idea, sono scappati da un'altra parte. Così decide di tornare in Italia per prendere un po' di quei soldi che ha lasciato in custodia al padre. Il 18 luglio Giorgio fa scalo all'aeroporto di Madrid. Tra un aereo e l'altro, per ingannare il tempo, compra il giornale
ma appena vede la prima pagina gli si gela il sangue. In un boschetto di Santa Petronilla, frazione di Bussoleno Val di Susa, i carabinieri hanno trovato una fossa con due morti dentro. Scavando nel punto indicato da un uomo che ha notato la terra smossa, i carabinieri hanno trovato un sacco a pelo. Dentro, avvolto nella stoffa, un uomo in divisa da postino e sotto, avvolto in un plaid, un altro uomo. Gli hanno sparato in faccia tutte e due, ma non c'è bisogno di molto per riconoscerli, perché in tasca, assieme a pochi soldi, hanno ancora i documenti. Si chiamano Giuliano Guerzoni ed Enrico Ughini. Ce lo racconta Aldo Iacobelli, maggiore dei carabinieri di Torino. Scoperti i cadaveri, verificato che si tratta di Guerzoni e di Ughini, le indagini partono subito a sprombattente. Che cosa fate esattamente? Data la vicinanza dal luogo del rinvenimento dei cadaveri con l'abitazione del Cante, andiamo subito a chiedere al Cante contezza sia del furto, per cui era già indagato, sia della presenza dei cadaveri in località molto vicine alla sua abitazione. Contestualmente procediamo a delle perquisizioni, sia personali, sia dell'abitazione, sia dei mezzi in uso, e in particolar modo del camper. In quest'ultimo constatiamo l'assenza del plaid e del sacco a pelo, che successivamente verranno individuati dalla moglie Regis come quelli proprio custoditi all'interno del camper. Mentre la polizia postale e la squadra mobile si occupano delle indagini sul furto, i carabinieri indagano sull'omicidio. Già pochi giorni dopo il ritrovamento dei cadaveri fanno alcuni arresti. Arrestano Pasquale, che restituisce subito i 10 milioni che aveva nascosto nel forno. Poi arrestano Giorgio, che restituisce immediatamente i 150 milioni che aveva nascosto sotto il garage della sorella. E poi arrestano Domenico Cante, lo scambista, che si fa ricoverare in ospedale e non parla, non dice niente, ma non ha scampo. I carabinieri perquisiscono il camper di Domenico e ci trovano molte cose che lo incastrano. Lo incastrano le tracce di sangue che il CIS, la scientifica dei carabinieri, trova nel camper con un esame accuratissimo. Il camper, infatti, è stato lavato più volte, ma le parti in legno hanno assorbito il sangue e i tecnici dei carabinieri sono riusciti a tirarlo fuori. Lo incastra il sacchetto di una cartoleria dove sono state comprate alcune buste, la ceralacca e il martelletto usato per sigillare i sacchi, alcuni fogli della carta da pacchi che avvolgeva le false banconote. Lo incastra la pistola sparita dalla fondina del padre di Domenico, che i carabinieri trovano in un canaletto nei pressi della pizzeria che gestiva Ivan. L'arma ha ancora il numero di matricola che corrisponde a quello della pistola del padre di Domenico, una Bernardelli calibro 7,65. Errori, errori gravissimi. Però è proprio sugli errori dei criminali che appunto dovrebbero basarsi le indagini degli investigatori. Ce lo racconta il maggiore Iacobelli. È importante anche nel corso di un'indagine giocare anche sugli errori che i colpevoli hanno compiuto? Direi che è fondamentale, non importante. Senza lavorare sull'errore umano non riusciremo mai a trovare degli indizi che poi ci portano alla prova. In base alle vostre indagini, che prove avete? C'era pervenuta una buona notizia dai colleghi del Centro Carabinieri di Investigazioni Scientifiche che, in collaborazione con un medico legale di Torino e con l'FBI di Roma, erano riusciti col microscopio elettronico a trovare dei punti di riferimento, quindi un'identità tra i residui di, chiamiamolo così, carboniosi trovati nei corpi, uno dei corpi dei due morti, con la pistola sequestrata a casa del Cella, una pistola particolare che esplodeva dei colpi con dei micropallini utili per ammazzare serpenti. Anche Ivan viene incastrato dalla sua pistola. Per sparare Ivan ha usato una cartuccia speciale, una cartuccia a pallini contenuti in una capsula di plastica. Ora, con un proiettile normale a palla unica, si potrebbe risalire la pistola che l'ha sparato attraverso le rigature che la canna ha lasciato sul piombo, ma con i pallini no, non è possibile. Però il CIS, la scientifica dei carabinieri, non si arrende. E con un'indagine puntuale, precisa e molto specialistica, riesce a trovare un pezzettino di plastica conficcato nella testa di Giuliano e lo compara con un microscopico pezzettino di capsula trovato dentro la canna della pistola di Ivan. I due pezzi sono uguali, Ivan è incastrato. Un'indagine perfetta quella dei carabinieri, su una cartuccia molto speciale. Siamo andati a chiedere delucidazioni su questa cartuccia al nostro esperto della scientifica, il commissario Silvio Bozzi.
Ecco, questo è il nostro laboratorio balistico. Salutiamo l'ispettore Di Benedetto. Salve, ispettore. Ecco, spiegatemi una cosa. Per sparare a Guerzoni hanno usato una cartuccia strana. Di che cosa si tratta? È una cartuccia particolare, cosiddetta per serpenti, perché è un munizionamento spezzato innanzitutto. Quindi dà una rosata se è sparata, se è esplosa a una distanza di circa 5 metri o giù di lì. Per capire un po' più, vediamo cosa c'è all'interno di questa... Ecco, proviamo col martelletto balistico cinetico che contiene all'interno a separare una cartuccia simile a questi due elementi. Cogliamo i vari pallini, vediamo di capirne le caratteristiche al microscopio stereoscopico, al comparatore balistico. A cosa serve una cartuccia del genere? Ma innanzitutto è una cartuccia particolare, a carica depotenziata. È nata, è stata costruita e concepita per uccidere i serpenti a sonagli, quindi è in grado di fare una rosata, quindi se è esplosa da una distanza di qualche metro, quindi insomma, arriva al bersaglio quasi certamente. Quindi con una serie di pallini consente di colpire un serpente che non con un proiettile solo. Certo. Ovviamente. Questi sono i pallini che troviamo all'interno di questo contenitore. E la cosa particolare è che questo tipo di munizionamento è inadeguato a uccidere un uomo se fatto esplodere da una distanza di 5 o più metri, mentre può essere veramente devastante se fatto esplodere da distanza ravvicinata ancor più a bruciapelo. Poi se andiamo giù ti faccio vedere. Andiamo. Ecco, qua abbiamo costruito in maniera artigianale questa piccola sagoma in legno e materiale plastico in triplice strato, quindi lavoriamo in maniera assolutamente sicura. Ecco, ora faremo vedere, quindi sparando da un metro, due metri e mezzo, gli effetti che può provocare questa cartuccia, la rosata e poi il foro unico. Ecco. Adesso quale ci fai vedere? Ma direi che forse è meglio cominciare dalla distanza di due metri e mezzo, tre metri. Quindi abbastanza lontano. Sì. Vediamo che tipo di rosata produce la cartuccia. Questa è per te, Carlo. Adesso andiamo a vedere che cosa è successo, cioè che cosa abbiamo provocato al compensato. Ecco, qua vediamo che sparando da due metri e mezzo abbiamo provocato una rosata che non è superiore ai 30 centimetri e nonostante insomma, abbiamo sparato contro un pezzo di compensato molto sottile, quindi 12 mm di legno poi tenero di pioppo, solamente pochissimi pallini hanno attraversato questo sottile strato di compensato. Quindi sparato da questa distanza non avrebbe potuto uccidere? Avrebbe prodotto le lesioni, però specialmente alle parti molli del viso, ma avrebbe attraversato la teca cranica. Quindi non è micidiale. Riproviamo a sparare invece da distanza più ravvicinata, per vedere che tipo di effetto... Ecco. Ecco. Qui è molto diverso. Guarda che differenza c'è rispetto alla rosata di una ventina di centimetri che avevamo visto prima. Guarda che impatto. Certo, qui ha sfondato proprio. Sì, sì, si è sfondato. Questo era un compensato abbastanza duro, di 18 mm. Ecco, vediamo un pochettino sfogliando la nostra sagoma. Guarda proprio questa, la compattezza di questa rosata sul duplice strato di stifterite. Guarda. Questa è fermata. Secondo strato di stifterite, ecco, guarda qua, qua ci sono solamente le ultime tracce dei pallini. Quindi un proiettile in questo caso sparato da questa distanza in grado di uccidere, ma non di perforare e quindi di disperdere i pallini nel camper. Chi ha sparato sapeva benissimo che questo nugolo di pallini sarebbe penetrato nella teca cranica e lì avrebbe finito la propria corsa. Certo, sarebbero rimasti lì senza correre il rischio di colpirsi a vicenda, quelli che stavano sparando, e senza naturalmente bucare il camper e lasciare delle tracce. Quindi una scelta ben precisa di un proiettile micidiale. Perfetto. Ivan ha sparato con la sua pistola. Ivan è incastrato. Però nel frattempo Ivan è sparito, assieme a Cristina Quaglia, la sua fidanzata.
una donna alla quale è legato da un rapporto morboso e violento, di reciproca sottomissione. Quella sera, quel 26 giugno, Ivan deve andare all'appuntamento sul camper, ma rimanda di mezz'ora in mezz'ora, perché sta litigando con Cristina e non ci va a portare i passaporti, non ci va ad uccidere Giuliano ed Enrico se prima non ha fatto la pace con lei. Lei, Cristina, è un tipo nervoso, impulsivo ma dolce, come la definisce lui. Lui la picchia e lei se ne va, però poi è lui a cercarla e lei torna indietro. E come il protagonista di un vecchio noir francese, lei lo segue anche nella latitanza. Ce lo racconta il sostituto procuratore Malagnino. Emerge anche a dibattimento come una figura molto innamorata del Cella. Ha anche un carattere molto forte. Personalmente poi ritengo che proprio perché era così legata poteva essere capace di qualsiasi altra cosa, come appunto il favoreggiamento e quindi aiutarla a lavare il camper per togliere le macchie di sangue. Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15, Ivan e Cristina raccolgono tutti i soldi che riescono a trovare e partono. All'inizio non sanno dove andare, arrivano fino ad Ancona, poi tornano a Ventimiglia e lì si accorgono che sono quasi in Francia. Allora passano il confine e vanno a Nizza. Da lì lasciano la macchina, prendono un aereo e arrivano fino a Parigi. Da Parigi ad Atene, poi attraverso vari scali greci, fino in Albania. Qui verranno arrestati il 17 dicembre 1996, su segnalazione dei carabinieri. In carcere, in Albania, Ivan e Cristina ci rimangono 3 mesi, perché poi, proprio come in un film, succede qualcosa. Nel marzo del 97 c'è la rivolta albanese, si aprono le carceri e Ivan e Cristina scappano. Altri passaporti falsi. Istanbul, Amsterdam e poi Rio de Janeiro, Santa Cruz e la Bolivia. Però i carabinieri non si arrendono e iniziano un'altra caccia all'uomo. Tenendo sotto controllo i telefoni dei familiari, quindi lavorando sempre sull'errore umano, una mattina di un sabato sentiamo la madre del Cella che da una cabina pubblica chiama il figlio in Bolivia. Abbiamo il telefono chiamato, quindi il numero di telefono, e attiviamo la procedura per le indagini in Bolivia. Il 22 agosto i colleghi boliviani, su un nostro input, quindi l'ultima telefonata utile che ci dava la certezza che era in quell'abitazione, e fanno l'irruzione e trovano sia il Cella che la Quaglia. Individuati dalla polizia boliviana, Ivan e Cristina vengono espulsi per possesso di documenti falsi e quando arrivano in Italia vengono arrestati. Ora, sono importanti i documenti falsi in questo caso, ma è così facile falsificarli e come si riconoscono? Lo abbiamo chiesto al commissario Silvio Bozzi, della Scientifica di Bologna. In questo caso sono stati usati molti documenti falsi. Ecco, voi come fate a riconoscerli? Innanzitutto ti presento la dottoressa Caputo, il direttore tecnico-chimico, il sovrintendente Pistono. Salve. Li riconosciamo grazie a questo macchinario, questo è un videocomparatore spettrale. Funzionamento è molto semplice. Un esempio pratico, per esempio, questo è un testamento falso su cui abbiamo lavorato. E tu leggi Maria Rossini, anche a occhio nudo. Invece, lavorando sul sistema di filtri di luce trasmessa, notiamo che come man mano scompaiono le parti che sono state scritte in un momento successivo. E quindi scopriamo che il vero erede è Mario Rossi e non Maria Rossini. E con i passaporti? Con i passaporti è diverso, innanzitutto facciamo una distinzione tra alterati e contraffatti. L'alterazione riguarda solo alcuni elementi, invece la contraffazione riguarda proprio, cioè il passaporto è falso in tutta la sua struttura ed è simile a quello originale. Certo. È più facile contraffare i documenti stranieri o quelli italiani? Il documento italiano è praticamente impossibile da contraffare, perché ha degli elementi di sicurezza talmente unici, precisi e tecnicamente ineccepibili, insomma, perché è praticamente impossibile contraffarlo. Ecco, questo è quello italiano. Questa griglia luminosa che si vede? Ecco, questa è la pellicola trasparente, quindi normalmente tu non vedi. Occhio nudo non si vede. Quindi sei illuminata dalla luce ultravioletta, ecco, vedi queste linee, questa struttura geometrica che riluce col simbolo della Repubblica Italiana. Questa albanese, per esempio, è quello meno ricco di elementi di sicurezza. Ecco, qui quali elementi sono contraffatti? L'operazione principale è quella della sostituzione della fotografia, quantomeno l'operazione più ricorrente. In questo caso, ecco, hanno, per sostituire la fotografia, hanno sollevato i rivetti, questi occhiali di metallo che tengono
in diagonale la fotografia, li hanno sollevati, hanno sostituito la fotografia con un'altra, ecco, e poi li hanno ribattuti. Però qua non ci traggono in inganno, perché vediamo nettamente innanzitutto la ribattitura, i punti di ribattuta, e poi vediamo questa frastagliatura cartacea, che è il residuo della sostituzione, certo, e del precedente sostrato cartaceo. Questo è un altro caso abbastanza interessante su cui abbiamo lavorato, che è un'altra operazione molto comune di alterazione di documento. Ecco, anche qua ritroviamo la necessità di sostituire la fotografia, e quindi sfilano, quindi staccano, scollano con operazione quasi chirurgica la pellicola di sicurezza. Facciamo vedere come. Ecco. Ecco, ritagliano la pellicola originale, sostituiscono la fotografia e poi sovrappongono un'altra pellicola, in modo da dare l'impressione che sia quella originale, mentre quella originale non è. A questo punto, nel nostro film, Ivan e Domenico sono in galera, definitivamente, e lì cantano, accusandosi a vicenda, e raccontano cos'è successo esattamente quel 26 giugno 1996. Secondo Domenico, l'idea è venuta a Ivan, e gli era venuta ancora fin dai primi del mese, dai primi di giugno. Ivan ha pensato che invece di dividere con Giuliano ed Enrico, potevano farli fuori tutti e due e tenersi i soldi. Secondo Ivan, invece, l'idea è venuta a Domenico, che ha prospettato tre ipotesi. Questi se ne vanno in Costa Rica, questi rimangono e si fanno prendere, oppure li facciamo fuori tutti e due e ci dividiamo tutto. A chiunque sia venuta questa idea, il risultato non cambia. Quella sera, Ivan va nel camper con in tasca la sua 38 caricata con i proiettili per i serpenti. E Domenico ci va con la sua 7,65. Uno per uno, e poi divideranno il bottino a metà. È passata da poco la mezzanotte quando Ivan arriva nel camper con i passaporti. In tasca, però, ha la pistola. Litiga con Giuliano per un pretesto. Vuole subito tutti i 150 milioni. Poi, all'improvviso, tira fuori la 38 e gli spara un colpo in faccia da meno di 10 centimetri. Giuliano si accascia contro il sedile e la parete. Enrico si alza e si gira per scappare. Ivan urla di sparare e Domenico spara ad Enrico nella schiena. Ivan dice: guarda che è ancora vivo, sparagli perché è ancora vivo, e lui spara. La versione di Ivan naturalmente è diversa. Per lui è stato Domenico a sparare per primo e lui ha dovuto seguirlo. Qualunque sia la verità, il risultato non cambia. I due prendono Giuliano ed Enrico e li portano ad una buca che avevano scavato già da un mese, il che dimostra ulteriormente la premeditazione dell'omicidio. Li trascinano in quella buca con il plaid e il sacco a pelo, che poi lasciano nel terreno. Dopodiché prendono il camper, lo parcheggiano nel cortile della madre di Domenico e lo puliscono accuratamente in varie occasioni. Poi se ne tornano a casa. Sono le 3 di notte e si salutano come se niente fosse. Ci vediamo domani. L'autista, il complice, lo scambista, il barista e la donna sembrano davvero personaggi di un film, di un film noir, di un film di gangster, e invece sono persone reali, con volti reali, concreti e conosciuti. Sono gente strana, gente di valle, di una valle strana come questa, la Val di Susa. Questa valle bellissima, non è come le altre valli. Quando pensiamo ad un posto come questo, noi che viviamo da un'altra parte, pensiamo ad un luogo oscuro e chiuso, ripiegato su se stesso contro le montagne che lo stringono. E cieco, perché una valle, di solito, è un posto in cui l'orizzonte non c'è. E invece questa valle riesce ad essere allo stesso tempo aperta e chiusa. Perché questa valle bellissima, è una valle di frontiera. Una valle che, anche senza un orizzonte da guardare, sembra aperta e indifesa come una spiaggia. Un confine da attraversare per entrare e uscire, in arrivo o in fuga. Dagli elefanti di Annibale ai tempi degli antichi romani, fino ai tir carichi di merci che oggi corrono verso la frontiera, questa valle viene attraversata continuamente in ogni direzione, come farebbe il vento con una stanza dalle finestre senza vetri. E anche se a fianco delle strade c'è un paesaggio fatto di fabbriche, cave, cantieri e tralicci che si alzano come foreste di alberi elettrici, c'è sempre qualcosa che ti fa capire che siamo in una valle. In un posto in cui la corsa del vento, dei camion o dello sguardo deve rallentare contro qualcosa, girare e a volte fermarsi per chiudersi su se stesso, nel buio.
Ci sono paesi sotto le montagne e ci sono case in questi paesi sotto le montagne in cui il sole non arriva, non batte mai e danno l'impressione che l'inverno, in quelle case, in quei paesi, sia più inverno che da qualunque altra parte. Questa valle gravita attorno ad una città bellissima, che anche lei non è mai quello che sembra, Torino. Una città dall'apparenza grigia e tranquilla, una città di fabbriche ed uffici, di caffè silenziosi, di piazze monumentali e discrete, e di strade che si intrecciano ad angolo retto sotto grandi palazzi della faccia così seria da sembrare assorta. Però sotto, dietro quella facciata grigia e tranquilla, c'è qualcos'altro, qualcosa che non è quello che sembra. Ma questa è un'altra storia. Torniamo in Val di Susa. Torniamo a Giuliano, postino e ladro gentiluomo che non sognava Torino, ma gli orizzonti immensi del Costa Rica. Ecco, questo è un caso risolto, è un caso concluso. Ci sono due persone in galera, Ivan e Domenico, condannati per omicidio premeditato a 28 anni. Ed è stata condannata per favoreggiamento anche Cristina, così come sono stati condannati Giorgio e Pasquale. Però, in questo caso concluso, un mistero resta. Quei soldi, quei 2 miliardi, il colpo alle poste, il sogno di Giuliano, dove sono finiti? Sì, perché quando Domenico viene interrogato dalla polizia come sospettato, si sente male e viene ricoverato in ospedale, quel giorno Ivan torna al camper a prendere i soldi e poi li seppellisce nella sua birreria, sotto i fusti di birra. Là sotto, sotto i fusti, quei soldi ci rimangono un pezzo, perché subito dopo lui e Cristina sono costretti a scappare e fuggono in Albania. Dall'Albania Ivan riesce a tornare in Italia soltanto nel settembre del 96. Si imbarca a Durazzo, arriva fino a Brindisi e poi in treno sale fino a Torino e da lì in taxi fino a Susa. Qui lascia il taxi ad aspettare, poi scavalca il muro di una fabbrica che sta vicino alla birreria, entra dal retro, recupera i soldi e fa tutto il percorso al contrario. Taxi, Torino, Brindisi, Durazzo e in Albania. Qui, arrivato in Albania, di quei soldi, Ivan non sa cosa farsene. Innanzitutto li fa cambiare, 500.000 dollari e 500 milioni, e poi li impegna in 4 finanziari albanesi, a nome di 4 suoi amici di laggiù, così dice lui. I soldi, dice, sono là, in Albania, nelle finanziarie. E addirittura Ivan chiede alla corte, durante il processo, che lo mandino in Albania a recuperare quei soldi, sulla parola, richiesta che ovviamente la corte respinge. Dove sono quei soldi allora? Dove sono quei 2 miliardi? Sì, perché quei 2 miliardi... Il sogno di Giuliano, ladro gentiluomo e postino che sognava di volare in Costa Rica dopo un colpo perfetto, ecco, quei 2 miliardi restano il grande mistero di questa stranissima storia di gangster.